Bene, allora una prima impressione, l'intestino non è per niente un organo affascinante. Quando si chiede in effetti agli studenti dei primi anni di medicina quale tipo di specializzazione gli piacerebbe scegliere dopo la laurea, dicono che vogliono specializzarsi nello studio del cervello per diventare neurochirurghi. Oppure dedicarsi al cuore per diventare cardiologi e nessuno sembra intenzionato a dedicare la propria vita all'intestino, che invece è qualcosa di davvero straordinario, una parte del nostro corpo finora relativamente poco studiata e che per fortuna per alcuni medici e biologi è diventata invece una vera e propria ossessione di studio. La grande quantità di ricerche su ciò che accade all'interno dell'intestino sta cambiando ciò che finora sapevamo sul funzionamento dell'intero nostro corpo, rivelando che l'intestino influenza la nostra vita in tanti modi inaspettati finora. Infatti, oltre a estrarre l'energia dal cibo, l'intestino è responsabile della gran parte del sistema immunitario e produce numerosi ormoni che influenzano tutto, dal nostro appetito all'umore. Il nostro intestino è considerato alla pari poi anche, cioè così come quello degli animali, è considerato un meraviglioso prodotto di ingegneria tissutale. Ma la vera star dello spettacolo della digestione, se lo chiamiamo così, non è questa parte del corpo umano, ma lo è una massa di circa 0,2 kg di microbi che vive nell'intestino e forma il cosiddetto microbiota. Fino a non molto tempo fa, questo mondo, quello del microbiota intestinale, era un mondo oscuro e umido in cui abitavano delle creature che non avevano mai visto la luce del giorno. Parliamo di più di 50.000 miliardi di microbi appartenenti ad almeno 1.000 specie diverse. Una biodiversità quindi ancora più ricca di quella della foresta pluviale. I microbi che vivono nell'intestino cosa sono? Sono per lo più batteri, ci sono però anche alcuni tipi di funghi, di virus e animali primitivi molto semplici, ovvero protozoi. Nell'intestino ce ne sono migliaia di miliardi di queste creature che tutte insieme contribuiscono a formare un ecosistema molto complesso. Parlando della quantità di questi batteri, fino a poco tempo fa capitava di leggere nei libri oppure sulla stampa che siamo 90% batteri e 10% umani. Quindi immaginate il nostro organismo governato dai batteri, perché poi se parliamo di geni veniva considerato un numero 100 volte superiore di geni batterici rispetto a quelli umani. Però tuttavia il risultato di studi recenti, uno dei quali è questo qua di Sender et al, hanno dimostrato che la proporzione si avvicina di più a un 50-50. Quindi le quantità di cellule umane e batteriche sono molto simili e non nel rapporto 1 a 10 come si pensava prima. Allora, il microbiota, come ho detto, si può paragonare a una foresta piccola, ma incredibilmente complessa, costituita da migliaia di specie diverse che vivono in simbiosi, quindi coesistono e competono tra loro.
Per molto tempo si è pensato che svolgessero alcune funzioni molto semplici, ovvero proteggere l'intestino dai patogeni, sintetizzare alcune vitamine come la vitamina K, per esempio, che il corpo non è in grado di fabbricare, e produrre cattivi odori abbuffandosi delle fibre, che il nostro corpo non riesce a digerire. Perché questa ignoranza? L'ignoranza sul microbiota nasceva dal fatto che fino a pochissimi anni fa era impossibile studiarne, gli abitanti, cioè, i microbi intestinali. Oggi sappiamo invece che fanno anzi moltissime cose. In primis aiutano a regolare il peso corporeo. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che il microbiota ci può far ingrassare, ma vuole anche dire che noi possiamo influenzare il nostro microbiota in modo che lavori per noi e non contro di noi. In secondo luogo, il microbiota non solo protegge l'intestino dai patogeni, ma istruisce e regola il nostro sistema immunitario. Negli ultimi 50 anni, come ben sapete, si è assistito a una crescita esponenziale delle malattie di tipo allergico. Queste possono essere provocate poi, come sappiamo, da un sistema immunitario iperattivo. Lo stesso vale per le malattie cosiddette autoimmuni, come l'infiammazione intestinale cronica, ad esempio, che sono causate anch'esse da un sistema immunitario fuori controllo. Ebbene, diversi studi cosa stanno dimostrando? Stanno dimostrando che possiamo ridurre l'incidenza di questi disturbi cambiando semplicemente il mix dei batteri nel nostro intestino, ovvero facendo un trapianto del microbiota. In terzo luogo, il microbiota prende le parti di cibo che non possono essere digeribili, come ad esempio la fibra alimentare, e le trasforma in un'ampia gamma di ormoni e di sostanze chimiche. E sembra che queste siano in grado di influenzare l'umore, l'appetito e lo stato generale di salute. Cambiando il microbiota si può addirittura ridurre l'ansia e depressione nelle persone che ne sono affette. Alcuni ceppi, per esempio di Lactobacillus, sono importanti per la salute mentale e le persone che li assumono sotto forma di probiotici, quindi sotto forma di capsule contenenti batteri vivi, riportano miglioramento negli stati d'ansia e nell'umore in generale. Come stanno le cose sugli animali acquatici? Allora, le evidenze raccolte in questi ultimi anni dimostrano che anche nel pesce esistono complesse comunità microbiche a livello di diversi distretti corporei, come a livello di branchie, livello di cute e intestino, ovvero a livello di quegli organi che sono a contatto diretto con l'ambiente in cui vivono gli animali. Sembra che il microbiota della cute e delle branchie sia principalmente influenzato dall'ambiente in cui vive l'animale, mentre quello intestinale è particolarmente influenzato, principalmente influenzato dalla dieta. E il microbiota, poi la composizione del microbiota intestinale, come potete immaginare, è quella che maggiormente interessa il settore mangimistico e dell'acquacoltura, in quanto l'intestino è sede dei processi digestivi e di assorbimento dei nutrienti. A livello dell'intestino bisogna inoltre distinguere due tipi di microbiota, quella associata alla mucosa intestinale e quindi determinata geneticamente, si chiama microbiota autoctona,
il microbiota poi è transiente, quindi quello associato al contenuto intestinale, quindi quello che troviamo, cioè campionando le feci, il contenuto intestinale. Quali sono le funzioni nel pesce? Il microbiota intestinale svolge nel pesce, analogamente a quanto avviene nei mammiferi, uomo compreso, numerose, importanti funzioni. In primis, i batteri sono capaci di metabolizzare vari substrati, in primis i polisaccaridi, che sono altrimenti indigeribili, ma anche oligosaccaridi che sfuggono alla digestione. Possono metabolizzare proteine che derivano dallo sfaldamento della parete intestinale in seguito alla rigenerazione, il muco intestinale, le stesse cellule microbiche che muoiono rappresentano un substrato del microbiota. In seguito alla fermentazione anaerobica di questi substrati vengono prodotti poi delle sostanze che sono di estrema importanza per l'ospite, ovvero per il pesce. In particolare vengono prodotti gli acidi grassi a catena corta, come il butirato, che hanno molteplici funzioni benefiche sull'organismo, ma vengono prodotte, come ho detto, anche nell'uomo, anche vitamine oppure anche enzimi che il pesce non è in grado di produrre. Che non vengono prodotti quindi in modo endogeno dal pesce. Inoltre, alcuni batteri, ad esempio alcune specie di batteri lattici, sono in grado di produrre delle sostanze che inibiscono lo sviluppo di altri microrganismi potenzialmente patogeni e in questo modo contribuiscono a rafforzare l'immunità e la resistenza del pesce alle malattie. In pratica, la flora batterica intestinale agisce come una barriera difensiva, quindi creando un ambiente inospitale agli agenti patogeni. Da tutto ciò sembra chiaro, quindi, che una flora batterica in un buon equilibrio sarebbe cruciale per il mantenimento dello stato generale di uno stato ottimale di salute del pesce. Da che cosa è influenzato? È influenzato da vari fattori, da fattori biotici, da fattori abiotici. Il microbiota è influenzato dal genotipo, è influenzato dall'ambiente in cui vive l'animale, è influenzato dalla dieta, dalle condizioni di allevamento, e quindi cambiamenti a livello della flora intestinale andranno senz'altro a ripercuotersi sulle performance di crescita del pesce, sul tasso di conversione del mangime, e che sono, come ben sapete, tutti parametri di grande interesse per l'allevatore. Allora, perché interesse verso i cambiamenti a carico del microbiota? L'interesse verso i cambiamenti a carico del microbiota è aumentato, cioè verso i cambiamenti in risposta alla dieta del microbiota è aumentato notevolmente negli ultimi anni con l'aumentare dei livelli di sostituzione della farina di pesce con farine vegetali oppure farine alternative in generale. Questo perché la sostenibilità dell'acquacoltura è strettamente correlata al mantenimento del principio di non utilizzare più di 1 chilogrammo di pesce pescato per produrre 1 chilogrammo di pesce allevato. Laddove non si riesce, si deve procedere alla sostituzione delle farine e dell'olio di pesce che provengono da prodotti della pesca con fonti alternative di proteine e di grassi. Uno degli ostacoli della crescita dell'acquacoltura è, come avete sentito spesso in questi 2 giorni, la disponibilità delle materie prime per i mangimi, in particolare della farina di pesce e i loro costi e soprattutto la loro sostenibilità.
Come si può definire la sostenibilità? Una definizione viene dalla Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo, che nel 1987 ha definito la sostenibilità come lo sviluppo che incontra le necessità del presente senza compromettere le necessità del futuro. Per alcune specie ittiche allevate, il rapporto dunque tra la quantità di pesce pescato utilizzato per alimentare quello allevato e il pesce di acquacoltura prodotto è maggiore di 1. E un valore superiore a 1 di questo parametro chiamato FIFO, ovvero Fish In, Fish Out, è indice della non sostenibilità trofica dell'acquacoltura. Quindi si rendono necessarie fonti alternative alla farina di pesce.